Un forte botto verso le 2:10 della notte tra domenica e lunedì è risuonato in Via del Santo a Limena. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale stazione per scoprire che si trattava del quarto colpo ai bancomat in pochi giorni in provincia di Padova. Sicuramente professionisti che hanno usato il metodo definito dagli inquirenti della marmotta, ovvero un parallelepipedo di metallo riempito di polvere pirica che viene inserito nell'apertura dei bancomat, rendendo ancora più efficace l'esplosione. Una tecnica artigianale usata da professionisti di questi assalti. La filiale di Limena, secondo testimoni, è stata più volte nel mirino della criminalità. È successo parecchie volte, addirittura con una macchina fuori strada, che allora non c'erano qua i cosi, che hanno sfondato la vetrata, diciamo proprio quella di fianco al bancoma, e poi dopo sono entrati e tutti i dipendenti si sono chiusi nella stanza blindata, per dire sì, qua siamo recidivi di parecchie volte. L'azione ha consentito ai ladri di arraffare tutto il denaro e di scappare nel cuore della notte. I carabinieri della locale stazione e militari del NORM sono intervenuti per i rilievi. Con loro anche il nucleo investigativo. Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un volto e un nome ai banditi. Si tratta del quarto colpo con identica modalità in meno di 2 settimane.